Bella a tutti ragazzi e bentornati nel canale Play Channel It, ragazzi. Oggi siamo qua con un nuovo video, su Minecraft Pocket Edictions. E oggi sono qua per continuare il nostro gameplay, ragazzi. 3 secondi, poi comincio. Ho notato che c'è un piccolo problema con il mio Minecraft, perché mi sono collegato a un sito, non voglio dire il nome, però non so. E certe volte quando faccio la pulizia mi puliva anche i dati di Minecraft, quindi ogni volta che facevo un mondo me lo cancellava perché diceva che era un file inutile e di cancellarlo ho disinstallato, e adesso è tutto di nuovo a posto. Quindi ragazzi, ho dovuto ricominciare per la terza o quarta volta, mi sembra, il mondo di Minecraft. Quindi ragazzi, spero che vi possa piacere. Ho creato la mia casa in Creative Mode, tutti i blocchi li ho comunque presi in survival, ragazzi, quindi andiamo avanti. Ho solo fatto l'estetica mia, possiamo dire la casuccia. Niente di tale. 3, 2, 1, let's start Minecraft. La prima cosa, ragazzi, devo togliere il volume, perché ho notato che quando usavo il volume c'era molto, possiamo dire, casino di sottofondo quando parlavo, perché la mia voce era coperta da Minecraft. Ok ragazzi, come potete vedere la mia casuccia molto bella. Come potete vedere ho preso i blocchi del canyon e ho fatto un giochetto svarionante, perché ragazzi vi ricordo che questo qua è il mondo di Minecraft svario time. Oggi comunque lo sdrogo time, mettiamola così. Allora vi farò un pochino vedere la mia piantagione. Eccoci qua ragazzi, la mia piantagione interna che ho messo per, sapete ragazzi, molto buono. Qua un paio di oggetti, niente di tale, ho solo qualche seme di marijuana per piantarlo, un po' di canne, e qua ho il raccolto, il raccoltino, dove verrà messo in queste ceste, le ceste dello sciocco. Ok ragazzi, quindi andiamo a vedere, sono completamente vuote come potete vedere, qua c'è dell'erba a essiccare, non è fieno ragazzi. Non è fieno, perché vi ricordo che io abito con i villager, che poi gli ho inculato 3 case per farmi questa cosa qua, perché sono 3 case attaccate alla fine. Una, questa parte qua, come potete vedere. 2, che era così piccola, da là a là. E poi l'altra, che era piccola così, l'ho fatta diventare così. Molto bello il terreno svarionante, quindi ragazzi, dobbiamo andiamo a raccogliere l'erba del giardino. Voilà, eccoci qua ragazzi, raccolta, e adesso piantiamo gli ultimi semi che mi sono rimasti. Allora ragazzi, perché vedete, mi viene a dire ragazzi, andiamo ad offrire la marijuana ad altre persone. Ok, eccoci qua, 3 secondi che guardo una cosa. Ok, andiamo avanti. Voilà. Oh, qua ci sono dei creepers molto simpatici e amichevoli. Come potete sapere, i creepers sono amichevoli, non sono dei mostri che vogliono suicidarsi. E poi, come potete vedere, c'è la separazione della vita, come si dice, là. Queste case super fighe, bam, arriva questa roba qua. Poi c'è, come potete vedere, il silos. Come potete vedere ragazzi, sono spawnato nella steppa, sì, mi sembra che c'è la steppa. Vedete il villaggio degli scioccadoni, che qua coltivano tranquillamente le loro erbe aromatiche, no, aromatiche, perché per non dire in modo volgare la droga, perché erbe aromatiche suona meglio, è più tipo Main Street, scusatemi ragazzi. Come potete vedere, ho trovato una piccola cavernuzza, e poi ho una scoperta proprio allucinante. Qua sotto ragazzi, sotto casa mia, ho trovato una caverna che ha miliardi di robe dentro, però ci andremo in un altro episodio, dove ci addentreremo. Qua ho trovato un'altra piccolissima cavernuccia, come potete vedere, e andiamo alla ricerca di materiali da... Oddio,
Lo ucciderò con la torcia. Vieni qua. Maledetto, schifoso. Oddio, c'è anche l'arciere. Eh no, retromarcia, via, mi dispiace, fate le vostre cose sporche. Lo scheletro e lo zombie, prossimamente al cinema, anzi su YouPorno. Ok, va bene. Allora, oggi in questa bellissima giornata di sole, caldo, afoso, in questo ultimo episodio di Minecraft, ultimo no, non è che non farò più, eccoci qua con le nostre canne che crescono vicino all'acqua per avere un gusto migliore. Porco Giuda, schifoso, mi ha rotto la piantagione. Mamma fanbrodo. Mi ha rotto la piantagione. Fanbrodo, affanbrodo. Ok, la mucca. Mi sembrava un Enderman quello là, vabbè. Vabbè, andiamo avanti. Rimettiamo le nostre canne. Perché non sono canne da zucchero, come tante persone direbbero. Sono canne vere e proprie. Le spacciano perché nella zucchero, ma vabbè. Come potete vedere, questo colore. È già tutto verde, cioè cosa, sarà un purino probabilmente. No, vabbè, eccoci qua ragazzi, metto della mia casa molto possente. Cosa ho fatto per inculare i pusher che volevano rompermi la mia casa? Ho fatto una buca e tutti i villager, se una roba epica, cadono dentro e dopo restano qua, solo che adesso boh, saranno morti, saranno fatti una buca, boh, non so. Come potete vedere, la mia casa l'ho fatta proprio per non far entrare nessuno, cioè non può entrare. Non posso neanche entrare io, cioè. Va bene. Ecco la scala razzista. La scala razzista che opprime l'arancione. Va bene. Allora qua stiamo un pochino. Sta un pochino crescendo un seme annacquato però. Vediamo se c'è qualche cosa da poter cucinare. Cuciniamo un po' di sabbia. Da mangiare perché la sabbia è molto buona quando va in chimica, poi è la cosa migliore. Come potete vedere, qua c'ho questo qua per l'erba, perché si mette, guardate, l'erba per far crescere meglio, no? È un estratto di cocaina. Un estratto di cocaina che tu fai così, bam! E cresce bella e pulita. Ah, ecco qua. Non mi scappi tu. Quindi l'estratto di cocaina per fare, possiamo crescere bene la vostra marijuana. Ok. Allora ragazzi, qua c'è il mio letto matrimoniale, anche se sono da solo, quindi forever alone, forever in the world best thing forever. Ok, va bene. Là ci sono i zombie, i creepers, creepers, you are so creepy, creepers, you know. Boh, vabbè, non faceva ridere al. Ok, dormiamo nella nostra reggia. Eccoci qua. E andiamo a nutrirci. Perché in teoria i cuori è quando hai bisogno della tua dose. Quando finisci i cuori, impazzisci e muori. Quindi, ragazzi, dobbiamo farci la dose per riavere i cuori. Ok, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi. Bene, apriamo, mangiamo la patata perché la patata è buona per la fame chimica. Eccoci qua, potato. Mangiamo la patata, che è buona la patata. Ok, andiamo un pochino a visitare il nostro mondo, così posso vedere cosa c'è e cosa non c'è. Allora, andiamo avanti. Voilà, chiudiamo. Ehi. Oh, azio, bella zio. Non so, non mi fa saltare. Ah, perché c'era quello schifo là. Ok, qua possiamo vedere, abbiamo la chiesa. Molto, molto bella. Molto Main Street, scusatemi ragazzi. Molto, molto usata, come potete vedere, è piena di persone. No, ragazzi, non voglio prendere per il culo nessuno, ragazzi. Era solo così per fare una battuta strana, ma neanche tanto battuta. Poi abbiamo le ville, qua le ville, perché vivono nel lusso i villager. Poi tu arrivi, bam, gli rubi la casa, gli rubi il cibo e loro sono ancora là tranquilli, va bene. Sottomettere i villagers, ok, ottimo. Ok, allora ragazzi, mi stacco un pochino dalla mia stupidità e vi faccio una piccola domanda. Una piccolissima domanda.
su cosa volete e se volete qualche video su Minecraft Pocket Edition, datemi voi delle idee su fare qualcosa, costruire, dire qualcosa, fare qualche altro tipo di video di Minecraft, qualsiasi cosa che potrebbe, possiamo dire comunque, raffigurare Minecraft e qualche, possiamo dire, attività carina che non faccia annoiare. Ok, ragazzi? Ok, benissimo. Adesso andiamo a vedere. No, qua, ti ho già parlato 3 volte la cosa qua. Ok. Qua abbiamo delle carote, altre patate, altro pane e altri 6 mucci qua. Allora andiamo a mettere nel deposito di ganja, di marijuana, tutti i semini, perché i semini mi servono, mi servono. Allora. Questo qua non so cos'è, vabbè. Andiamo avanti. Andiamo a depositare. Intanto devo mangiare ancora la patata qua perché sennò muoio. Muoio. Boh, qua diamo la scelta libera. Questa qua è la canna essiccata che tra poco dovrò raccogliere. Ok. Mettiamo i semini, che buoni i semini. Ed eccoci qua. E andiamo a farci il pane alla canna. Il pane alla canapa, facciamoci il pane alla canapa, molto buono. Poi vai a combattere e non riesci a prendere nessuno perché sei troppo rincopimpo. Voilà, il cane, il pane alla canapa, yeah. E prendiamoci anche una carotina perché le carotine fanno bene all'intestino. Eccoci qua, no, carotene per diventare abbronzati. Quindi, ragazzi, anche salone di bellezza su Minecraft e sul canale Play Channel. Ok, mangiamo. Mangiamo, questo è intanto ammirare la mia bellissima cassa, la mia cassa. Ok, è buono, ragazzi. Cosa posso fare? Cosa posso non fare? Cosa voglio e cosa non voglio, ragazzi? Allora, andiamo, ragazzi, se ho tempo, aspettiamo la notte e andiamo a combattere perché ho voglia di combattere. Quindi mettiamo tutte le cose che non dovrebbero servirmi qua, perché se, dato che io sono troppo stupido, morirò sicuramente al primo tentativo, cioè il primo coso che mi arriva addosso, mi tocca, mi viene qualche malattia strana e boh, morto. Perché io veramente Minecraft non sono bravo, quindi potete capirmi, ragazzi. Non potete. Ok, prendiamoci un arco, una spada, 2 spade e una patata. Perché la patata è buona. Ricordatevelo. Ok, ragazzi, poi c'è la mia bellissima armatura. L'armatura che ho avuto una fortuna perché appena qua sotto, qua sotto, ho trovato 40 miliardi di pezzi di ferro. Quindi, ragazzi, ho avuto una fortuna. Qua c'è la nostra, possiamo dire, coltivazione all'aperto. Perché essendo all'aria aperta c'è molto più ossigeno, quindi le foglie crescono di più e quindi è molto più buona. Quindi questa qua la venderò a un prezzo migliore. E questa qua un po' di meno, però, sai, se vengono gli sbirri mi prendono questa e questa almeno resta. Va bene. Sì, convinti. Ok, no, ok. Andiamo fuori ad ammazzare qualche cosa, qualche schifo, roba del genere. Ok, ragazzi, bella a tutti. Perché vedete. Comunque, mi avete detto non dire ragazzi, perché ragazzi è brutto da sentire, certe volte da noia, certe volte da fastidio, certe volte da quello, da quell'altro. Ragazzi, avete ragione, però non ci posso fare niente. Cioè, è proprio più forte di me. Ok, muori. Mamma mia. Muori. Dai, dammi le tue membra. Ok, bello. Andiamo ad uccidere qualche scheletro, creeper e zombie. Oh, yeah. Perché sono molto buoni, sono molto belli. Ok, aspetta solo voi, I got you. Ok, il primo a essere ucciso sarà un creeper di media età, molto bavo, che si mimetizza. Dov'è? Cazzo è finito. Eccolo là, eccolo! What's up, nigga? What's up? What's up? What's up? Salta, tipo si atteggia, tipo tu non mi uccidi.
sono più figo di guarda. Sono minbizzato, cioè c'ho il vestito non riesco a dirlo, ragazzi. Troppe parole per un cervello troppo piccolo. Tanto qua ho anche modernizzato la caverna, volete vedere. Cioè, facchiera. Andiamo un pochino a vedere nelle caverne, perché nelle caverne, nelle caves, ci sono certe volte i creepers. E poi ci sono anche le pecore che si incastrano, non riescono più a uscire, ovviamente. No, un altro pollo che verrà stuprato. Boom! Ok. Poi i polli sono molto utili, perché droppano tanti elementi fondamentali, tipo cibo e nient'altro. Sono brutti da vedere. E mi danno un fastidio allucinante i polli. Perché ho il razzismo con i polli? Il razzismo dai polli è dovuto perché loro quando finiscono in acqua fanno un casino allucinante. Io li odio. Quindi razzismo per i polli al 100%. E dai, prima che inizi la notte, uccidiamo due cose e poi finiamo. Bella vacca. Che vacca da latte che sei. Ok, va bene, non mandiamo messaggi equivoci perché avrò anche gli iscritti piccoli, quindi sapete, non è molto bello. E con questa voce sexy sicuramente vi ho attirato. Eccoci qua, il primo zombie a... No, 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 tu sei schifo, tu cattivo, tu cattivo, tu cattivo. Voilà, 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 voilà. La Madonna, mi ha droppato una penna. Una penna. Tu fai schifo. Un creeper mi sta attaccato al culo e questo non è molto bello. Quindi ci sono i creeper froci. Bella, ragazzi. Eccoli qua. Sì, quanti? Dai. Uno per uno per Talos. Un grammo a tutti, tutti felici. Voilà. Mi ha dato un colpo prima di morire, ragazzi. Ci diamo il creeperino. No, no, non rompermi le mie cose. Cioè, io odio quando i creepers mi rompono le mie cose che costruisco con tanto amore. Poi c'è sta erba alta che mi dà un fastidio perché non riesce a colpire. Quindi, ragazzi, uccidiamo questi ultimi due zombie e poi ci dovremo salutare. Dovrò congedarmi da voi. Lo so, direte, oddio, come farò? Va bene, ragazzi. Ok, voilà, 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 voilà. Benvenuti ragazzi. Ah, sapete ragazzi e ragazzi, perché dico tante volte ragazzi? Perché dico tante volte ragazzi? È colpa di un YouTubers, è colpa di un YouTubers chiamato WizaGamer. WizaGamer, ti stimo bella zio, perché lui nel suo canale diceva: "Benvenuti ragazzi, sono WizaGamer e oggi siamo qua con un nuovo video." E boh, andava avanti così, aveva questa voce epica, tipo Stroke of Time 24 ore su 24 ed era molto figo. E io mi ero impuntato a dire sempre anche nel mio vecchio canale, bellati ragazzi. E dopo, ogni volta che facevo qualche domanda, dicevo ragazzi. Quindi è diventato tipo una droga, no? E quindi ogni volta che io devo fare un video, se non dico ragazzi, non sono contento. Ok, ragazzi? Quindi non rompetemi più le palle. No, scherzo, no, non mi rompete, siete delle persone adorabili. Uccidiamo lo zombie qua, lo zombino schifoso. Ok. E benissimo, ragazzi. E bella a tutti, ragazzi. Allora, siamo giunti al termine di questo episodio di Sdrogo Time su Minecraft. Dovrò vedere come intitolarlo, perché oggi abbiamo fatto abbastanza cose, quindi penso che lo intitolerò Sdrogo Time with Weed. No, no, così dopo mi segnalano, mi bloccano il canale, me lo cancellano e ogni volta che ci aprirò un canale me lo disinstallano, mi fanno esplodere il computer o qualsiasi dispositivo che attacco. Poi c'è la mucca allucinata. Eccoci qua, ragazzi. Trovato il titolo. Grazie mucca per lo sprone. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video, se vi piaccio io come YouTuber, se non vi piace qualcosa di me, comunque ragazzi, ragazzi, vi chiedo di lasciare, di mettere un like o un dislike se vi faccio letteralmente schifo e anche di commentare. Quindi ragazzi, un commento, un like.
iscrizione al mio canale, quindi se siete iscritti o se non siete iscritti andate a vedere i miei precedenti video per avere uno sprone in più. Da qua è tutto, play, channel, dita, bella ragazzi, ciao 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 ciao, bella.